2023 continua. Siamo allo stand di Brita, l'azienda di filtrazione dell'acqua presente in Italia e in gran parte d'Europa, e siamo in compagnia di Lorenzo Sarbello, l'amministratore delegato dell'azienda. Caro Lorenzo, è un gran piacere rivederti qui a OS 2023. Grazie Fabio, grazie di essere venuto. È un piacere per noi essere qui a OS anche quest'anno, dove credo che possiamo vivere a 360 gradi la nostra mission aziendale, che è quella di dare a tutti la migliore possibilità di bere acqua in tutte le sue forme secondo le proprie necessità. Anzi, direi di più, le acque. Ecco, perché le acque e non l'acqua? Perché dobbiamo incominciare a capire che soprattutto ad uso professionale, ancora di più nell'oreca, non esiste un'acqua. E non esiste neanche un'acqua d'entrata, perché tutti gli acquedotti in Italia sono diversi per quanto riguarda le capacità, chiamiamole chimiche, organolettiche dell'acqua, ma soprattutto ancora di più è importante capire la differenza di utilizzo. Una macchina di un caffè, un fabbricatore di ghiaccio, una lavastoviglie, un forno a vapore hanno bisogno di acque diverse per funzionare al meglio, ma soprattutto per far sì che l'ingrediente acqua abbia il suo massimo valore. Siamo a OS 2023, voi in ogni manifestazione fieristica presentate delle novità o comunque inserite tra i prodotti in esposizione alcuni dei vostri principali prodotti a catalogo. Che cosa presentate nel corso di questa edizione di OS? Allora, noi quest'anno presentiamo due novità, di cui una veramente fondamentale, credo che ci porterà ancora avanti per i prossimi anni: la testata intelligente. Da un punto di vista di funzionalità del filtro, quindi del contenuto del materiale filtrante, non cambia, ma cambia la testa. La testa dove ci dà l'opportunità di, come dicevo prima, avere la migliore acqua in tempo reale, perché la testa cambierà e si adatterà nel bypass, quindi diciamo nella capacità filtrante, ogni volta che entra l'acqua rifarà un calcolo di durezza e quindi ci potrà dare la massima e migliore qualità dell'acqua in ogni preciso istante. In più, grazie ormai alla digitalizzazione e all'internet delle cose, tutti i dati possono essere mandati in un cloud e quindi io che gestisco il filtro posso sapere prima come funziona il filtro, quanta acqua ha consumato, se sta funzionando bene e qual è la durezza dell'acqua in quel preciso momento. Quindi siamo veramente al massimo di avere l'acqua perfetta in quel singolo momento per le mie necessità. La tecnologia viene in aiuto di Brita e dei fruitori dei filtri e dei sistemi di filtrazione con risultati strabilianti, diciamo assolutamente inattesi magari anche solo 10 anni fa. Assolutamente, un motivo per cui noi siamo di fatto partner dei principali espositori qua, dai torrefattori ai produttori di macchine del caffè, ai produttori di lavastoviglie o ai produttori di forni a vapore, proprio perché i nostri filtri riescono ad adattarsi a tutte le necessità. La prova è anche la seconda novità di quest'anno, il cosiddetto ProGuard Gastronomy, quindi di fatto un'applicazione a osmosi inversa per le acque particolarmente difficili e corrosive per lavaggio, vapore o caffè. Come funziona? Ma fondamentalmente utilizza le logiche dell'osmosi inversa, quindi con le membrane e con un prefiltro che proprio ci servirà a utilizzare quelle acque particolarmente difficili e corrosive. È ovvio che è una nicchia, per fortuna non è lo standard delle acque italiane, ma questo dimostra la nostra voglia di dare una risposta per ogni singola necessità che si possa avere in utenza. Questo esaltando e non trascurando affatto la sostenibilità. Beh, Brita è sinonimo di sostenibilità, ricordo a tutti quanti la nostra vision aziendale è: cambieremo le abitudini di bere acqua in modo sostenibile. E anche qui, riguardo alla sostenibilità, prima di tutto ricordiamoci che tutti i nostri filtri professionali vengono ritirati e quindi portati in Germania per dare proprio vita a un ciclo di economia circolare. Sostenibilità vuol dire la presentazione di tutta la gamma consumer,
dove abbiamo cambiato tutti i prodotti per i consumatori finali, dai nuovi filtri alla caraffa in vetro fino a finire a tutti i prodotti da attaccare al lavello. E novità dell'anno è la commercializzazione in Italia di tutti i nuovi water dispenser, quindi frigogasatori, che peraltro con orgoglio possiamo dire sono made in Italy, quindi soddisfazione ancora maggiore, che renderà la vita e il consumo di acqua negli uffici, nelle aziende, nelle fabbriche, per tutti i dipendenti, in modo sostenibile. Quindi acqua buona e acqua sostenibile anche sul luogo di lavoro. Lorenzo, sono tantissime le domande che mi piacerebbe porti ora e nei prossimi minuti per le tante cose che sono intorno a noi, ma ahimè sai bene che le nostre interviste durano non più di 5-6 minuti per non annoiare e far perdere l'attenzione a coloro che ci guardano. Ci rivedremo però in uno dei nostri Horeca Focus per andare ad approfondire alcuni dei temi legati alla filtrazione dell'acqua prossimamente. Nel frattempo ricordiamo a tutti loro qual è l'indirizzo a cui poter scrivere per mettersi in contatto con voi, richiedere maggiori informazioni e chissà diventare vostri clienti. Ma insomma, la nostra sede è a Grassobbio, vicino Bergamo, e abbiamo un sito www.brita.it dove ci sono tutte le informazioni per mettersi in contatto con noi. Lorenzo Sarvello qui su Horeca TV, grazie. Grazie a voi e grazie a Horeca TV.